Il lavoro che è stato portato avanti in questi mesi e soprattutto la professionalità, l'amicizia che è stata riscontrata. Si lasciano delle situazioni programmate molto importanti, si lasciano un lavoro che ha visto il settore edilizia scolastica nella persona del suo architetto e dirigente Nicola Attese, dei funzionari amministrativi e tecnici, tutto il personale lavorare. Con la voce rotta dall'emozione, il presidente facente funzioni della provincia di Crotone, Simone Saporito, già consigliere di Pietilia Policastro, ha salutato l'ente intermedio effettuando il passaggio di consegna al neotitolare della provincia, Vincenzo Lagani, classe 1975 ed assessore del comune di Rocca di Neto. E cerco di portare avanti i progetti portati in questi anni. Sono 4 anni e mezzo che sono consigliere provinciale e abbiamo fatto dei progetti, li porteremo avanti e cercherò di fare altri progetti per il nostro territorio, che è un territorio importante, deve essere messa alla luce di tutto quello che si può fare in questa provincia, perché è una provincia molto importante, è stata abbandonata e cercheremo di fare tutto il possibile, il massimo impegno, il massimo disponibilità su questo territorio. Cammineremo sempre sul stesso tracciato e niente, questo è tutto. Sì, abbiamo avuto giusto un saluto perché io dovevo venire qua a fare il consegno del presidente. Abbiamo avuto modo di dirci che in questi giorni ci vediamo. Come so io, 2 mesi dopo delle elezioni comunali che saranno dette le date dei comunali in questi giorni, in questo mese. Com'è? Maggio-autunno, primavera-autunno. Primavera-autunno, saranno in autunno, sicuramente in autunno. Senta, si riparte dai lavori presso le strade provinciali come gli ultimi atti della presidenza Saporito? Sì, si partirà su quei lavori già che sono iniziati, giustamente ci sono altri progetti da portare avanti. Tra proposito, cosa vi siete detti col presidente uscente Saporito? Niente, mi starà a mio fianco, mi darà una mano per il primo periodo, perché giustamente ancora sono alle prime armi, mi dovete scusare, sono un po' emozionato, giustamente ho parlato con lui per darmi una mano sul primo percorso. E continuerà anche il lavoro con il sindaco Dattolo a Rocca di Neto, lei in qualità di assessore? Sì, sicuramente Dattolo mi darà una grandissima mano perché è un'esperienza, ha molta esperienza sul campo, sicuramente sarà la mia squadra di Rocca di Neto a darmi una grande mano. Grazie, la vediamo che è molto emozionata. Lo so, sono molto emozionato, mi dovete scusare, oggi è la prima volta per me che faccio un'intervista con la TV. Saporito si è insediato nell'ente provinciale dopo le dimissioni del facente funzioni Giuseppe Dell'Aquila, il quale subentrò Ugo Pugliese dopo essersi dimesso dal primo cittadino di Crotone. Un insediamento avvenuto durante l'evento pandemico, ha continuato Saporito, lavorando per il ritorno in sicurezza nelle scuole e per l'alluvione che ha colpito il territorio nel mese di novembre. Beh, sono tanti i lavori che abbiamo programmato, dal piano della viabilità ai ponti alle scuole. 5 milioni e 2 sono i lavori che stanno per essere progettati per le scuole e soprattutto sono dedicati a dei problemi atavici della provincia di Crotone, quali Ceramidio, quindi il polo di Ciron Marina, liceo Gravina di Crotone e il completamento del polo scolastico di Petiglia, che è stato inaugurato lo scorso anno ma che è privo di palestre e laboratori. Colmeremo questi gap e quindi colmeremo quello che nel corso del ventennio della provincia di Crotone non si era ancora riuscito a realizzare. Senta, ma qual è il primo consiglio che un presidente dà al nuovo entrato? Vincenzo è un bravo ragazzo e soprattutto è stato consigliere in questi anni, quindi è parte della squadra. Non è certamente uno che arriva oggi a lavorare in questa squadra e sono sicuro che lavorerà in continuità. Il mio consiglio è stato quello di essere se stesso. Certamente il programma messo in campo è un programma che guarda il prossimo quinquennio, quindi un programma importante sotto tutti i punti di vista, dai ponti alle strade alle scuole, parlando anche della sinergia istituzionale fatta per la 106, per le ferrovie, per l'aeroporto. Sono tutte le attività, una palestra politica istituzionale che si lascia in eredità, ma sono sicuro che il nuovo presidente continuerà in questa direzione. Ringrazio, io lo chiamerò sempre presidente perché è stato
un grande presidente, Simone, una grande persona, e saluto tutti i consiglieri provinciali perché non sono potuti venire, qualcuno, il maresciallo Poco, lo ringrazio di nuovo perché è presente, e ringrazio tutta i dirigenti della provincia di come mi hanno accolto e come mi hanno sempre trattato in questi anni. Sono stato sempre disponibile, lo sarò sempre disponibile per tutto il territorio, per tutti. Sarò il presidente di tutti, come è stato Simone Satorito.